Ciao a tutti amici YouTube e benvenuti in questo nuovissimo video. Qui è sempre Toto Racing 92 che vi parla e oggi andiamo ad analizzare uno speaker di Anker, il Soundcore XL, che l'azienda dice sia indistruttibile. Lo sarà davvero? Scopriamolo insieme. Questo speaker è la naturale evoluzione dell'Anker Soundcore, uno speaker che ho adorato, che continuo a consigliare a chiunque mi chieda uno speaker compreso tra i 40 e i 50 euro, per qualità audio, compattezza, autonomia, ricezione, è uno veramente dei migliori. La versione XL non fa che migliorare queste caratteristiche, aggiungendo due driver da 8 watt ciascuno per un totale di 16 watt con due subwoofer passivi e in più una protezione da acqua e polvere con certificazione IP67. Il design dichiara ispirazione rugged, nella parte anteriore abbiamo una griglia in plastica che lascia fuoriuscire le onde sonore ma non lascia entrare i residui, con 6 viti in vista che personalmente apprezzo davvero tanto. Nella parte alta tutti i pulsanti per la navigazione e il controllo. Nella parte posteriore, coperta da una placchetta in alluminio con il marchio Anker, troviamo invece il woofer passivo che vedremo vibrare quando riprodurremo una canzone con tanti bassi. Subito sotto troviamo invece uno sportellino che, oltre a garantire l'impermeabilità, nasconde la presa micro USB per la ricarica, un jack aux per connetterlo a dispositivi che non sono dotati di Bluetooth e una USB a grandezza standard che ci consente di utilizzare lo speaker come power bank e quindi di caricare i nostri dispositivi in caso di emergenza. In mano si tiene relativamente bene, anche se il peso è importante, in parte dovuto alla batteria da 5200 mAh che garantisce una durata record. Si parla infatti di un tempo di riproduzione di ben 15 ore, superati abbondantemente con una riproduzione a livelli di volume medi. Parlando di audio, devo dire che sono partito un po' scettico, in quanto generalmente gli speaker impermeabili hanno un suono un po' ovattato, non pieno e non coinvolgente. Tutto il contrario rispetto a quanto riprodotto da questo Soundcore Sport XL, in quanto il suono qui risulta bilanciato, con dei buoni bassi e soprattutto un volume molto alto. Le frequenze sono sempre pulite e distorce solo poco a volumi più alti, anche se difficilmente li utilizzerete. Ottima invece la ricezione del Bluetooth, che in spazi aperti raggiunge e supera i 20 metri. Ma parliamo adesso di resistenza. Innanzitutto ho fatto delle prove a casa, immergendolo in salsa barbecue, olio detersivo, e ha retto benissimo. Dopodiché ho provato ad immergerlo nel fango, a farlo cadere, a dargli un calcio, a immergerlo nell'acqua completamente, e devo dire che sono rimasto sorpreso a sentirlo suonare continuamente senza nessuna difficoltà. Ovvio, quando lo immergerete in acqua il volume si ovatterà perché l'acqua entrerà nella membrana, ma sarà sufficiente farlo suonare ancora per 10 minuti o farlo asciugare al sole per ritornare ad avere la stessa qualità musicale di prima. Insomma, uno speaker che è davvero resistente, con un ottimo rapporto qualità-prezzo e un'ottima riproduzione musicale. A me ha soddisfatto e colpito insieme, e onestamente ve lo consiglio, soprattutto in questo periodo di vacanze, dove sabbia, acqua salmastra, schizzi, fango sono sempre in agguato. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video e di questo altoparlante nei commenti, lasciate un bel mi piace se questo video vi fosse piaciuto, noi ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, ciao!